Benvenuti in un nuovo video e benvenuti con l'ultimo video assaggio di questa settimana, ma anche dell'ultimo video assaggio in collaborazione con Itinerando. Io spero che voi non vi siete persi il video unboxing e il primo video assaggio, ma comunque io vi ripeto che fino al 15 novembre con il mio codice sconto Giulia10 potete usufruire del 10% di sconto su tutto il sito, ovviamente il codice sconto è da inserire dal momento del checkout. Io direi di iniziare a mangiucchiare, quindi vai tu. Io direi come il primo... Esatto, di iniziare dal dolce, vediamo cosa pesti. Questo. Risis. Eh sì, perché l'altro diciamo, mi è andata bene, esatto, quindi ci avviciniamo un po' ad Halloween. Pumpkin, che sta scritto? Quindi sarebbe come il classico Risis, solo che esternamente cioccolato bianco e internamente burro d'arachidi, a forma di zucchetta. Sono curiosa. Penso che è solo una sicuramente. Sì. Sì, io penso di sì. O sono due? Sono... Ah! A me pare un fantasma enorme. Un po' scioltino. Sì. Ecco qua. Prego. Vedo bello... corposo. Buono. Anche qui il burro d'arachidi si sente. Guarda, non so, ci hanno tipo riformulato. Perché il burro d'arachidi è proprio buono. Era come l'inizio, la prima volta che lo provavamo. Poi col passare del tempo, facendo vari video assaggio, era un po' cambiato, quindi perdeva questo. Buonissimo. E anche l'altro che abbiamo assaggiato nell'altro video, quindi ancora più buono. Ancora più buono. Il mio voto è 7,5. Anche per me, 7,5. Ci sta. Ok. Ci tuffiamo nel salato? Sì. Per forza. Veramente quello. Questo. Direi di lasciarci la bomba proprio per ultimo, altrimenti ci quindi rovinia. Facciamo questo. Ok. Patatine gusto teriyaki, quindi sarebbe una salsa a base di soia e poi altri ingredienti. Sì. Non sappiamo, però fondamentalmente il marchio è Koikea. Koikea? Ah, è ovviamente una cosa che mi è venuta in mente, mo sul sito di Itinerando trovate anche il reparto oggettistica, quindi che trovate le bacchette, se mi sbaglio anche ciotoline, comunque trovate un sacco di cose sfiziose. Vero. Assaggiamo. La prima volta che assaggiamo un cibo così. Ho paura. Già alla vista vedo quella croccantezza. Si vede. Ecco qua. Proviamo. Sento salato dolce, una vena dolce. Dolce. Wow. No, vabbè. Riesco a definirlo come sapore, però inizialmente è salato, poi si sente una vena di dolce. No, quella croccantezza. Wow. Era un po'... avevo dei pregiudizi perché non ho mai provato queste cose. Però... oh, tutto quello, tutto ciò erano un po' di pregiudizi. Buono, particolare. Ce n'era anche un altro. No, era wasabi. No, era alga e ricordo. È una delle patatine particolari che abbiamo provato. Prenderemo anche alga nel prossimo ordine. Ma prova. Buono, veramente. Buonissimo. Vabbè, il mio voto è 9,5.
Anche per me, no, però. Proprio perché ti lascia quel fatto che dice esatto. Che cos'è? Dolce, salato, buonissima. Io direi di andare con la bevanda, vado un attimo nel congelatore a prenderla e aspettateci. Con Arizona, l'abbiamo amata nell'ultimo periodo, tè freddo e al limone, il classico. Il limone. Adoro. Tu apri tu. A me l'onore. Piacciono. Però qui tè al limone, quelle tisane al limone. È dolce. Non tanto, Rinfrescante. Oddio, rispetto a tutti gli altri gusti che abbiamo provato, forse la meno particolare. Ok, non è il proprio dici il tè al limone, che è un po' amarino, un po'. Si sente proprio quell'infuso di tè al limone. E poi capirete perché ho scelto il limone, l'ho associato a questo video. Andiamo col dolce e poi andiamo al salato strong. Vai. Prego. Torta Kit Kat. Lime pie. Prego. Ho un po' paura. Però se mi sarà buonissima. Ovviamente questa è un'edizione limitata. Sì. Si vede chi sono. Vado. Non mi piace. Oddio, lo sai cosa sembra? Una delizia. Però no, è frizzoso. La delizia di muna. No, pregio la prima cosa. Metà? Così come questo? No, no. L'interno mi ricorda. L'interno è il Kit Kat normale. Però mi ricordo, io associo questo gusto, ma non mi viene in mente. No, è buono però. Non è malissimo. Però manco buonissimo. No, io. Piaciuto. Niente da dire. Che non si sente che è poco chimico. No, che... no. Si sente il sapore. Sì, forse mi aspettavo. Come avevo più aspettative, quindi ci sono rimasto un po' male. No. Però alla fine è buono. Sì, un 6. C'è sì, sufficienza, sicure sei e mezzo. Sopra quell'altro là. Ok, ma cosa è il naso? No. Oddio, mi si guarda. Ho un'ombra nera sul naso. Un altro po' di rinfrescata. Sì, perché adesso arriverà il fuoco. Ma dell'inferno. Dun, dun. Che se niente microonde, giusto? El sabor. Carina la confezione. Sì, sta per trasportabile pure. Fatto un guaio. Allora così. Aspetta. Aspetta, ma dobbiamo fare un po'. No, aspetta, capiamo un attimo. È la prima parte. Più o meno. Ok, poi adesso c'è da. Paura. Okay, poi così, sì. Aspetta, mo butto un metti giù sotto. E allora dobbiamo aprire. Apri. Io apro questo. No, raga, è bellissimo. È che il cinema abbia inizio. Sì, mo buttiamo dentro. Ok. Pucciato. Ok, ho pucciato solo. No,
salsa è buona. Molto più buona rispetto a quello lì che abbiamo provato l'altra volta. Sì. Approvato. Questo è proprio Messico. È buono. Chissà come la fanno questa. Non da me. Io lo dico buono. Ah, che buoni, per dirlo io non è neanche piccante. No. Queste prendetele sul sito. C'era solo questa versione. Mi sbaglio, sì. Vabbè, sono queste le posso ordinare, le riprendo così quando ci vediamo qualche serie. Sì, possiamo farlo. Tutto sommato, riguardando un po'. Ah, io un bel 8 e mezzo glielo do. 8 e mezzo anche per il nachos, qualità spettacolare, la salsa pure. Anche la salsa, esatto, non è piccante. Esatto. E... dai, tutto sommato, abbiamo scelto bene, veramente bene. Poi abbiamo scelto prodotti che poi insieme, tutti equilibrati alla fine. Sì, senza volerlo. Ci siamo riuscite. No, ragazzi, nachos. Soddisfatta, veramente. Adoro. Piaciuto questo. E nulla, noi speriamo che anche questo video assaggio, l'ultimo in collaborazione con Itinerando, vi sia piaciuto. Noi ci siamo divertite tantissimo, sì. Anche perché sapete che i video unboxing, i video assaggi sono i nostri preferiti. Ma ovviamente dopo questi ce ne saranno altri, sì, ancora, sì, sì, sì. Perché già so che io sono una pazza, quindi andrò a vedere il sito. Io poi sono la prima acquirente del mio team, quando mi arrivano i codici sconti io sono sempre la prima ad acquistarmi. Sì. Va a finire sempre così, quindi anche in questo caso andrà a finire così. Spero che vi sia piaciuto tutto. Esatto. Speriamo. A noi sinceramente sì. Siamo rimaste molto soddisfatte, anche perché dopo un giorno arriva pure, quindi sì. Fantastico. E quindi nulla, noi ovviamente speriamo che in questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!